Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Sui social è apparso l'annuncio di una tragedia che ha fatto preoccupare tutti i fan della conduttrice. Ecco cosa è accaduto. Conduttrice campana amata da tutto il pubblico italiano. Caterina Balivo è conosciuta per la sua determinazione e la sua voglia di essere sempre la versione migliore di se stessa. Caratteristiche che le hanno permesso di creare una brillante carriera televisiva. Classe 80. Originaria di Secondigliano. Fa il suo debutto televisivo su Rai 1 durante la 7ª edizione di Scommettiamo che, come valletta al fianco di Fabrizio Frizzi. Dal 2000 la sua carriera è in ascesa. La troviamo come inviata in numerose trasmissioni televisive. Ricordiamo i raccomandati di Carlo Conti, poi partecipa come concorrente a Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. Dopo queste esperienze, la Balivo inizia a condurre in solitaria alcuni programmi televisivi, ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico. Nonostante sia solo una ragazza poco più che ventenne, riesce a conquistare il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua grinta e alla sua tenacia. Il programma più celebre è stato il suo Detto Fatto, trasmissione in cui si elargivano consigli di lifestyle, moda, beauty, fitness e cucina. Dal 2019 il programma è passato nelle mani della collega Bianca Guaccero, la quale ha continuato a tenere alto il livello di ascolti. Negli ultimi anni Caterina si è allontanata dal mondo televisivo. È stata una decisione sofferta, presa per il bene della sua famiglia. La Balivo ha dovuto prendere una decisione importante, scegliendo di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, e si vocifera che l'addio sia definitivo. Durante un'intervista a Domenica In ha voluto raccontare la verità, per non deludere i suoi fan. La scelta è stata presa durante la pandemia del Covid-19, quando suo marito, Guido Brera, ha avuto gravi problemi di salute. Perciò ha scelto di abbandonare le telecamere e i riflettori per dedicarsi al suo partner e ai suoi figli. È stata una scelta dolorosa, che l'ha fatta stare molto male, ma era sicuramente quella più giusta da prendere. Inoltre c'è un'altra questione che fa soffrire molto la conduttrice Rai. Caterina Balivo è molto attiva sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram. A dicembre 2022 ha postato poche foto della sua vacanza alle Maldive, ma ha pubblicato molte storie. In una di queste commentava con un "sta morendo" la situazione che le si è presentata davanti agli occhi. La barriera corallina è ridotto in pessimo stato a causa del cambiamento climatico. Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare i suoi followers su questo argomento a cui tiene molto, invitando gli utenti a prestare più attenzione ai piccoli gesti che possono aiutare il pianeta e cercare di salvarlo da una tragica fine. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.